Ok, sono tre gusti diversi, no? Raspberry, quindi raspberry cream e lemon. Il raspberry macarons al lampone. Confettura lamponi. Dolce, croccante meringa al lampone, interessante. Ciao a tutti! Benvenuti! Sono Mr. Ninno, trattino basso TNT, ed in compagnia della Boss Lady Vapor. Oggi andiamo a recensire un prodotto UK, inglese, esattamente IVG, ovvero la nuova linea che hanno proposto i ragazzi di Manchester, che comprende tre nuovi liquid contenenti quindi un macaron molto cremoso, buono, dolce e delicato, con tre frutte diverse: limone, lampone, fragola e crema. Sono tre tipi differenti. Allora, diciamo che questi liquidi hanno vinto parecchi premi, tra cui Londra e New York. Riporta infatti New York 2017, e se non sbaglio il premio che hanno vinto è stato con il liquido alla mela, che era un crunch meloso, quanto. Anche quello meritava molto. Se siete curiosi, ragazzi, di provare questi liquidi, io vi ricordo il sito, che è www.acmevapelab.co.uk. Potete seguirli anche su Instagram, basta fare la ricerca IIVUK. Esatto. Allora, io comincerei a parlare del limone. Il limone, che probabilmente, allora, magari a livello di sapore è quello un po' più delicato. Il limone ce l'ho io, vado troppo lo vado a svapare su una Bastard Rabbit 666, sopra c'ho un Entheon, resistenza molto morbida, fatta con nickel chrome 24 gauge, ho fatto 6 spire su punta da 3 e una resistenza da 0,48 ohm. Box BF, totalmente meccanica, made in Italy. Vuoi sentire l'odore? È delicatissimo. Vai. Guarda, sento la cremosità di una nota burrosa e la presenza del limone. Invece nella prova olfattiva si sente solo il limone. Però un limone delicato, non troppo acre. Buono come liquido, sai? Posso? Allora, dacci un po' di troppo dentro. Percepisco alla svavata la presenza di un buon biscotto, questa crema limonosa e dolce, praticamente, che deriva dalla presenza, la dolcezza dalla meringa con questo limone. Questo limone lo percepisco dolce, non aspro, è abbastanza zuccherino. È la meringa del macaron. È la meringa del macaron, quindi riesco a percepire sia la presenza di un buon biscotto, non troppo marcato e troppo forte, per carità, però biscotto, ed infine questa crema di limone. Vorrei azzardare un paragone. Vai. Perché sento la presenza di limone, sento una presenza burrosa. Buono però il limone, vero? Però sento proprio il discorso della dolcezza della meringa. Io mi viene in mente un liquido che però secondo me questo è migliore, ed è il Mr. Meringue. Sì. Allora, il Mr. Meringue a me comunque era piaciuto. A me no, a me il Mr. Meringue era non piaciuto è mai quando fu piaciuto, il boom del limone, il Mr. Meringue ebbe tanto successo. Però adesso, volendo, quindi rimanendo sull'orma del Mr. Meringue, adesso lo risvago e ci ripenso. Cioè, lì c'era più una sorta di torta, sì, mentre qui c'è presenza di biscotto. Però il biscotto si avverte, sai. È proprio la meringa al limone, capito? Cioè, senti proprio la parte zuccherina mischiata col limone. Sì. E non è vero. Male, non è male. Allora, lo svaperesti tutto il giorno? Allora, probabilmente io no, ma perché io non sono una grandissima amante del limone proprio in linea generale. Ok. Quindi lo alternerei sicuramente magari a qualche tabacco, perché io, come sto dicendo spesso ultimamente, vado molto più di tabacco che di dolci. Ma però è un ottimo intermezzo, secondo me, questo alterna qui. Molto praticamente tra i momenti che vuole svapare tabacco, vuole andare in flavor, vuole andare in cloud. Esatto. Però complessivamente liquido ben bilanciato, lo trovi? Sì, esatto, sì, sono pienamente d'accordo con te. E passerei a parlare del secondo. Andiamo con lo Strawberry più cream, perché ci hanno messo un po' e cream, attenzione, è un più o una e, che cos'è? È un più. Vediamo. Ah no, qui c'è lo stesso simbolo, uguale, però è... Allora, è strawberry e crema, quindi fragola e crema su biscotto. Prima ho iniziato io. Ok. Vado a prova olfattiva. Devo rippare. Capirai, con sto nasone. Allora, percepisco... No, vabbè, ma hai visto che ho fatto io. Che hai fatto?
Vabbè, beh, comunque la presenza. Ciao, mai dire svapo, ti stavamo aspettando. Siamo tornati. Allora, io percepisco sin da subito la presenza di una fragolina. Si sente, è predominante. Sì, perché io penso che qui sia la meringa alla fragola con l'interno abbiamo pasticcera. Se ho inteso bene anche il disegno. Cremoso, cremoso e dolce anche così, devo dirlo, veramente. L'odore è fragola proprio. Vero? Sì. Aspetta, però io percepisco la presenza di una fragola che oltretutto non è chimica. Senti una presenza chimica, per esempio? In bocca io sento molto di più lo zucchero della meringa che la fragola. E sta cosa mi fa piacere, perché io sono la rompiscatole poi dei liquidi, perché io tutto ciò che è limone, fragola, latte, generalmente non mi piace. Ma poi però non è chimica, c'è ragione, cioè nel senso sembra proprio... È dolce, a parte impastata con sta crema, quindi crema, meringa, fragola. Io penso che adesso, andando anche incontro alla primavera, è un liquido che va svapato con molta dolcezza, molta tranquillità. Sì, secondo me ci sta. Ma forse bene. Anche nel periodo estivo, sai? Allora, qui... È bagnato? Sì, vado. Che è successo qua? Vai. Ancora va. Allora, su questo atomizzatore, che è un Gun 1,5, lei giustamente non lo sa perché è mio, ci ho fatto una rigenerazione. Da quant'è, scusa? 0,14 ohm, l'ho fatta con Fused Clapton in NI80. Ecco perché la sto utilizzando su box elettronica, perché avevo bisogno di abbastanza watt per poterla quindi riscaldare, alimentare. E secondo me questo è un liquido che comunque a wattaggio alto rende pure una cifra bene. Vero? Sì, perché anche qui io sento, a parte che più che la fragola in questo caso svapandolo dentro la crema, sento okay. Il ripieno e la fragola, quindi questa meringa, la fragola che fa da contorno. Anche questo è ben bilanciato, sinceramente finora della linea questa qui nuova dell'IQG sono abbastanza soddisfatta. È buono, è sì. Buono e sento, allora aspetta, sinceramente il biscotto lo vado un po' a perdere. Senti, okay, molto però di più sento ripieno. Molto il ripieno cremoso di questa crema e fragola. Mettiamoci pure la meringhetta a mezzo. Ma sì, dai, già che ci stavo. Sto zuccherino di meringa. Ragazzi, veramente un altro liquido che devo dire 2 su 3. Fino adesso li stiamo passando e sono veramente, veramente buoni. Ma il prossimo è la prova del 9 per me, eh? Perché andrò a fare la rompiscatole anche su questo liquido. Nonostante sia un liquido a zero, quindi l'abbiamo svapato a 50 ml senza l'aggiunta, quindi del il booster, volendolo di così, senza la nicotina, si percepisce bene quindi le varie note che lo caratterizzano sulla tua dolcezza. Andiamo avanti. Esatto, e andiamo a prendere l'ultimo liquido che è IQG Macaron. Il raspberry. Il raspberry. Quindi un lampone. Un lamponissimo, prego, la box è tua. Allora, dimmi se pensi la stessa cosa mia, mi sono schizzata tutto il liquido in bocca. Sono loro. E sono le caramelline al lampone, quelle rosse e nere che tutte compriamo a Luna Park. Quelle tutte puntinate, ma esatto. Guardando pure all'Eurospin se trovano, sono sì, quelle sì, rosse. Sì. Ma quando è andata al cinema, ce l'hanno sempre, sono quelle caramelline su. L'odore è veramente quello, ragazzi. Mo lo svapiamo, ragazzi, ma se so quelle, vi giuro... Applausi per questa guarda, linea. Guarda, il sapore, così alla prova alla lingua, non so come si dice, lo ricorda molto. Degustativo. Degustativa! Degustibus! Mi ero dimenticata di dire che la prova di svapo la facciamo su un Entheon con Fused Clapton da 0,30. Ok, perfetto. Sai, sono curiosissimo per vedere se veramente ripercepisco... Allora... Io odio il lampone, odio i frutti rossi, odio le more, ma questo sono loro. Sono loro. Buonissimo. 100% le caramelline imbustate da fiera, da cinema, volendo dire, posso dire... Da festa del paese di Santa Maria dei Mole. Da festa del paese, andate al supermercato, le trovate dell'Aribo. Oh, sono veramente quelle caramelle... Cioè, l'abbiamo già detto, sono loro! Sono loro! Che buone! Sì. Allora, il tuo preferito tra i tre? Allora, ti avrei detto forse il limone, ma innanzitutto tutte e tre sono... Scusate, stavo in apnea. Allora, probabilmente questo qua, perché è molto molto sfizioso. Quindi faccio Macaron Raspberry, ritorna al secondo posto il limone. Forse metterei anche al secondo posto questo crema e fragola, che era molto buono. Quindi poter dare
una classifica, non lo so. Devo dire comunque, AVG avete proposto questa linea di biscotti dolci che meritano tanto. Bravi, complimenti. Anche questo qui, proprio a voler sfidare qualsiasi legge della fisica, è il mio preferito, perché di solito, come già ho detto, a me comunque questi gusti non piacciono, ma questi sono stati veramente bravi. Primo, secondo e terzo, per quanto riguarda me. Allora, okay. Ringraziamo AVG per averci dato la possibilità di assaggiare e quindi di recensire i loro prodotti. Ricordiamo il loro sito, che è www.acmevapelab.com.uk. Tanto comunque lo lasciamo in descrizione, quindi non vi c'è problema. Vi lasciamo tutti i link nell'info box. Cliccate, eccetera, eccetera. Se volete, potete commentare questo video, lo potete condividere e commentare. Lasciate un like se il video vi è piaciuto. Ci vediamo alla nostra prossima recensione. Saluto tutti quanti, Mr. Ninno e Boss Lady Vapor. E come dico sempre alla fine di ogni video, diffidate dalle imitazioni. Hai visto che classico?